Il decennale di Genova 2001 è un'occasione per ripensare, recuperare, allargare ed aggiornare lo spirito di Genova che ha segnato un'intera generazione, per non guardare indietro a quella che ormai è storia, ma guardare avanti al futuro che abbiamo tutti e tutte la responsabilità di costruire. E questo è lo spirito con cui la CGIL ha deciso di prendere parte al ricco calendario di eventi che sono in svolgimento nel capoluogo ligure e che si concluderanno con la manifestazione di sabato 23 luglio. Genova 2001-2011, perché è importante ricordare questo anniversario? Per due ragioni. La prima perché 10 anni fa ci fu una sospensione della democrazia in questa città. Il punto più grave fu l'uccisione di un ragazzo, di Carlo Giuliani, ma furono giorni nei quali in realtà in questa città si respirò un'aria molto diversa da quanto previsto dalla nostra Costituzione. E allora oggi non bisogna dimenticare, vanno ricercate, denunciate le responsabilità politiche e non si può più consentire che nel nostro paese si ripetano episodi di quel tipo. Ma la seconda ragione è risolvere una contraddizione di Genova 2001, cioè nel momento più alto della denuncia di un movimento complessivo sulle ragioni globali della nostra crisi, sul fatto che questo modello di sviluppo ci avrebbe portato esattamente nel punto in cui ad oggi siamo, quel movimento scompare e si frantuma in tanti movimenti nazionali. Noi abbiamo bisogno di ricostruire un percorso che riconnetta una grande rete mondiale in grado di ripensare ad un modello di sviluppo, di democrazia, di relazioni fra le persone, in grado non solo di fare i conti con la necessità di progettare un mondo diverso che è possibile, ma nello stesso tempo di mettere al centro il lavoro, le persone, le donne, gli uomini e le loro prospettive di vita. In tutto ciò c'è un deficit di pensiero, c'è un deficit di relazione, ma c'è un deficit anche di tempo. Nel 2030 noi saremo 8 miliardi, cioè un miliardo in più di quelli che saremo esattamente fra 22 giorni. E il tempo non ha altre risorse da darci se non l'urgenza oggi di dare una risposta. Insomma, 10 anni dopo riprende un intervento, un lavoro, un cammino con più gente di prima, più sigle, più associazioni. Questo va bene, ma bisogna mettersi insieme rapidamente perché l'urgenza batte ai nostri cervelli e ai destini delle persone. La CGIL ha deciso all'interno delle iniziative organizzate per il decennale di aprire una scuola di formazione insieme all'ARCI, insieme ad altre organizzazioni e altre associazioni. Perché questa scelta? Una scelta che io giudico straordinaria per il clima che si è determinato immediatamente fra più sigle che hanno lavorato attivamente in questi mesi per produrre un programma, costruire contenuti e dare un senso praticato ad un'iniziativa che in quanto tale ha detto pensiamo di utilizzare questi giorni per fare una scuola. Rispondo alla tua domanda in questo modo. La scuola è la prima esperienza di democrazia che da ragazzi, da bambini noi abbiamo conosciuto. È il luogo dello scambio, il luogo nel quale gli adulti passano contenuti che vengono riattualizzati dentro a contesti di vita e contesti personali. È, come dice Platone, il luogo della lentezza, dove la parola e il segno scritto determinano un tempo diverso, il tempo della riflessione. Per questa ragione, se il pensiero di fronte al cambiamento, se il pensiero compiuto è un pensiero che si muove ancora in modo debole, che ha molte verità indimostrate ma pratiche da realizzare, allora la scuola diventa il luogo nel quale mettere insieme riflessioni, pensieri, costruire laboratorio, soprattutto darsi un pensiero lungo. Un po' come a Ventotene nacque il manifesto dell'Europa unita e libera, se a Genova nascesse o contribuissimo a far nascere il manifesto del mondo unito e libero, probabilmente questa scuola avrebbe il massimo del suo senso e premierebbe tanto sforzo e le tante idee che abbiamo messo in campo.